Gli uomini che hanno commesso la violenza sessuale a Palermo hanno pubblicato video e immagini scusandosi o provocando i follower. Ma veramente? Ciao, sono Anna Toniolo. Io sono Francesca Capoccia. E questo è Veramente, il podcast di Facta News. Bentornati e bentornate dopo la pausa estiva. In questo episodio tratteremo una vicenda di cronaca nota, ma ci teniamo comunque ad avvisarvi che si parlerà di violenza sessuale. In ogni caso, ricordiamo che in Italia esiste un numero, il 1522, da contattare in caso di violenza e di stalking. Nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, a Palermo, 7 uomini tra i 17 e i 22 anni hanno violentato una donna di 19 anni. Secondo la sua testimonianza, quella sera la ragazza era stata invitata per un'uscita di gruppo nei locali del quartiere della Vucciria. I 7 ragazzi poi l'avrebbero portata nella zona del Foro Italico e ne avrebbero abusato, ignorando le richieste di fermarsi della ragazza. Alcuni passanti hanno soccorso la 19enne, che è stata poi trasportata all'ospedale in ambulanza. La vittima ha subito sporto denuncia e grazie ai referti medici e alle immagini di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno individuato e arrestato i presunti responsabili con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. La vicenda ha ricevuto molta attenzione mediatica a partire dal 18 agosto, quando 4 dei ragazzi accusati sono stati arrestati su ordine dell'autorità giudiziaria di Palermo. Gli altri 3 invece erano già sotto custodia cautelare dal 3 agosto. Attualmente è stato confermato il carcere per 2 dei ragazzi, mentre l'unico minorenne, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, prima è stato mandato in comunità, mentre ora si trova di nuovo in carcere. Gli altri 4 indagati invece sono sempre sotto custodia cautelare e nel frattempo sono stati interrogati, ma stanno aspettando la decisione del giudice. Questo caso è stato molto seguito dal pubblico italiano, anche perché sui social media sono comparsi svariati profili falsi di alcuni degli indagati, dove sono state condivise immagini e video con frasi provocatorie o nei quali i ragazzi sembravano scusarsi. La stessa sorte è toccata anche alla giovane vittima, che si è vista rubare l'identità attraverso finti account tesi a impersonarla e che hanno diffuso in rete, senza permesso, non solo il suo nome, ma anche le sue foto. La ragazza, quindi, già vittima di una violenza sessuale, ha perso in questo modo anche il diritto alla riservatezza. In un caso di violenza sessuale drammatico e tremendo come quello che stiamo raccontando, è importante condividere le informazioni correttamente per evitare, come ho detto poco fa, di rendere la situazione ancora più difficile, soprattutto per chi ha subito la violenza. In questo caso, però, gli utenti in rete, ma anche gli stessi media, hanno fatto parecchia confusione. Francesca, che cosa è successo? Come hai detto, Anna, sono molte le persone che hanno creduto che i profili apparsi successivamente sui social fossero quelli ufficiali dei ragazzi e che li hanno ricondivisi con commenti di rabbia e indignazione. In particolare ha creato molto sdegno un hashtag usato come didascalia in vari video presenti su questi account falsi, che sono stati scambiati come autentici. Si tratta dell'hashtag non ho fatto nulla di male, inserito appunto in diversi di questi video e che trasmette il messaggio di assenza di pentimento da parte dei presunti colpevoli che hanno commesso la violenza sessuale. E su questo punto l'opinione pubblica si è infiammata ancora di più, tanto che l'hashtag non ho fatto nulla di male è andato in tendenza sia su TikTok che su X, conosciuto in precedenza come Twitter. Ripetiamo però che si tratta di video e quindi anche di hashtag falsi. Anche numerose testate giornalistiche sono cadute nello stesso errore, alimentando questa narrazione disinformativa. Rai News, ad esempio, in un articolo sul sito ha scritto che il più giovane del gruppo è stato trasferito in comunità, ma nonostante ciò continua a essere attivo sui social, anche dopo l'arresto e la scarcerazione. Nel paragrafo successivo ha aggiunto che la polizia postale ha ricevuto segnalazioni di profili social falsi, senza chiarire però che anche l'account del minorenne in realtà non è quello ufficiale. La testata Open, invece, parlando di uno degli indagati, ha scritto che il ragazzo arrestato nei giorni scorsi, assieme ad altri 6 amici per lo stupro di Palermo, non avrebbe perso occasione di provocare sui social. Open però non ha precisato che in realtà non è stata opera del ragazzo accusato, ma di un utente che si è spacciato per lui. L'errore del giornale risulta ancora più evidente considerando che i suoi stessi fact-checker in un articolo avevano spiegato i motivi per cui questi profili fossero falsi. Anche la Repubblica è caduta nello stesso errore, ammettendo di aver modificato l'articolo perché dopo ulteriori verifiche è stato possibile chiarire la provenienza dei video.
I motivi per cui questi profili sono stati considerati come quelli ufficiali sono diversi. Ad esempio, il nome utilizzato per questi account è spesso molto simile a quelli autentici. Inoltre, sono state condivise foto e video in cui erano presenti i ragazzi, facendo così credere che quei contenuti fossero stati caricati proprio da loro. Anche le varie frasi condivise possono sembrare verosimili perché si avvicinano molto a quanto rilasciato negli interrogatori dagli stessi indagati. Ad esempio, in uno dei vari profili falsi è stata condivisa una frase che recitava: "Ciao a tutti, volevo scusarmi pubblicamente per quello che è successo, ma per favore basta insulti." La frase è simile a quanto affermato da uno dei ragazzi, che si sarebbe detto pentito per quanto accaduto. Questi messaggi però non sono stati né scritti né condivisi in prima persona dagli indagati, dal momento che si trovavano in custodia cautelare, perciò senza il permesso di avere e utilizzare dispositivi cellulari personali. La condivisione di video e immagini pare essersi rivelata, comunque, un elemento fondamentale per il ragazzo minorenne che avrebbe compiuto la violenza. Come abbiamo accennato, il presunto colpevole era stato scarcerato e mandato in una comunità dopo aver confessato, ma il giudice ha deciso di trasferirlo nuovamente in carcere perché sono state trovate nuove chat in cui il ragazzo non si pente del reato commesso, ma anzi se ne vanta con i propri amici. La stampa italiana ha riportato che, sempre secondo la decisione del giudice, il ragazzo ha utilizzato il telefono mentre si trovava in comunità. In particolare, avrebbe postato dei video su TikTok per vantarsi delle sue gesta e per manifestare adesioni a modelli comportamentali criminali. Attualmente, però, nel profilo ufficiale del ragazzo non sono presenti video simili. Questi esempi dimostrano come la vicenda di Palermo sia stata molto discussa, anche se spesso se ne è parlato in maniera sbagliata. Sottolineiamo che è importante riportare nella maniera corretta questi eventi, perché spesso questo tipo di disinformazione può infiammare l'opinione pubblica nel modo sbagliato ed essere dunque pericolosa e dannosa soprattutto per chi la violenza l'ha subita. Oltre ai casi di disinformazione come quelli che abbiamo analizzato, però, nemmeno il modo in cui è stato trattato il tema della violenza sessuale è stato sempre giusto e corretto. Anna, esiste un modo più corretto in cui i media dovrebbero parlare di violenza e soprattutto di violenza di genere? Sì, assolutamente. Se abbiamo detto che verificare quanto si condivide sia sui social sia sui media è importante, il modo in cui si descrivono i fatti è allo stesso modo fondamentale. Esistono delle linee guida internazionali, come quelle redatte dall'UNICEF per esempio, ma anche da altre istituzioni, che forniscono gli strumenti per una rappresentazione e un resoconto responsabili, etici e sicuri della violenza contro le donne e la violenza di genere. Come riportato anche da Valigia Blu in un lungo approfondimento, tra queste raccomandazioni c'è quella di evitare il sensazionalismo, descrivendo gli atti violenti in dettaglio. Nel caso di Palermo, ad esempio, la pubblicazione di uno dei fotogrammi del video che mostra la violenza o le chat tra gli aggressori rientrano proprio nel sensazionalismo, nella necessità degli stessi media di attirare lettori e lettrici senza però aggiungere dettagli veramente necessari e anzi esponendo ulteriormente le persone coinvolte. Un'altra questione molto importante a cui i media dovrebbero sempre attenersi, ma che spesso disattendono, è quella del rispetto della privacy, prima di tutto di chi la violenza l'ha subita, ma anche delle persone indagate. Rendere note le generalità della vittima, infatti, rischia di amplificarne la violenza, esponendola pubblicamente e non rispettando il suo diritto alla riservatezza. Per dirlo in altre parole, è del tutto comprensibile che una persona che ha subito una violenza non voglia essere al centro dell'attenzione su tutti i social e ricevere costantemente commenti e messaggi. È quindi responsabilità dei media non esporla a questo rischio. Anche pubblicare i nomi dei colpevoli o dei presunti colpevoli, nella maggior parte dei casi, non è una buona idea. Perché? Come nel caso della violenza di Palermo, può generare una scia di disinformazione che contamina quanto realmente accaduto. Ma la pubblicazione delle generalità può portare anche a pericolosi casi di scambio di persona, come è successo in questo caso. Un ragazzo del capoluogo siciliano, minorenne, è stato scambiato per uno dei presunti aggressori e per giorni ha ricevuto insulti e minacce sui suoi profili social, vivendo attimi di terrore per la caccia all'uomo sbagliato che si era scatenata. Un ulteriore rischio è quello di rendere chi commette le violenze delle star, cioè dare loro visibilità e alimentare il fascino del proibito che innesca un pericoloso meccanismo di ammirazione. Infine, è importante che i media utilizzino le parole giuste per raccontare i casi di violenza di genere e non utilizzare stratagemmi linguistici per sminuire o minimizzare il movente di quanto accaduto.
Ecco perché riportare la questione dei video sui social, che si sono poi addirittura rivelati falsi, non è stata una buona idea. Alimentare un dibattito sterile e arrabbiato, che non si fonda nemmeno sulla verità, non è ciò che serve alla vittima, né alla società. È importante invece porre le basi per un contesto che permetta di chiedere e ottenere protezione per le donne e educazione per tutti e tutte, verso il rispetto e la parità. Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Scegli a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo. Segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero WhatsApp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342-1829-843. Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione, potete seguire il nostro canale Telegram. Il podcast di Facta News è scritto da Simone Fontana, Anna Toniolo e Francesca Capoccia. È prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Anna Toniolo e questo era veramente il podcast di Facta News.